Ristorante Pizzeria Santa Rosa, in via Aniello Vitale 44, a Pregiato di Cava dei Tirreni, località Santa Rosa. All'indomani delle elezioni che hanno incoronato il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, quale nuovo presidente della provincia di Salerno, è tempo di analisi e resa dei conti soprattutto nei vari comuni del Salernitano. Infatti il seggio 2, fascia E colore verde, che comprendeva i comuni di Cava dei Tirreni, Battipaglia ed Angri, è stato l'unico nel quale la distanza tra Michele Strianese e Roberto Monaco, candidato del centrodestra, è rimasta contenuta nella forbice dei 10 punti percentuali. In questi importanti comuni, Cava dei Tirreni in primis, Strianese si è fermato soltanto al 54%. A quanto pare non sono mancati quindi i franchi tiratori all'interno della maggioranza che sostiene il sindaco Servalli, ma anche assenze pesanti alle urne. Su questo fronte critiche sono giunte dall'ex assessore della giunta Servalli, Enrico Bastolla, il quale in una nota sostiene che assiste alle percentuali più basse di tutta la provincia a favore di Strianese in quel di Cava è la dimostrazione che ormai l'amministrazione comunale è ostaggio di uomini dichiaratamente di centrodestra che ne condizionano scelte purtroppo deleterie per la città. Complimenti sicuramente al neoeletto presidente Strianese, però bisogna analizzare il voto un pochino anche al di là del dato numerico. Cioè l'assenza, il non voto di 450 consiglieri comunali in provincia di Salerno è un dato da non sottovalutare. Cioè circa il 25-30% dei consiglieri comunali tra piccoli comuni e grandi comuni non si sono recati alle urne a votare al presidente della provincia. Penso che da questo dato bisogna iniziare a riflettere. Per quanto riguarda la fascia E, i comuni da 30.000 a 100.000 abitanti dove ha votato il comune di Salerno, anche qua bisogna evidenziare che Strianese, mentre negli altri seggi, cioè nelle altre fasce, Strianese ha stravinto più del 50%, nella fascia dove è presente il comune di Cava dei Tirreni e quindi è confermato ciò che avevo io dubitato, anche nella fascia dove è partito il comune di Cava dei Tirreni non ha stravinto, anzi ha vinto per pochissimo, circa il 10%. Poi sembra che ci sono stati sia dei franchi tiratori e soprattutto ci sono stati delle assenze importanti. Intanto il neo presidente della provincia in queste ore è al lavoro per comporre la squadra che lo affiancherà alla guida di Palazzo Sant'Agostino. Il sindaco di Cava dei Tirreni Vincenzo Servalli e quello di Centola Palinuro Carmelo Stanziola sono in poll per le deleghe più importanti.